Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale Emil Fitness, il tuo personal trainer online. Aiuto le persone a ritornare in forma e stare meglio. Se ti stai chiedendo come mai faccio di nuovo un video sull'aloe vera, beh, perché a gennaio scorso, se mi segui da un po' di tempo su questo canale, avrai visto che avevo fatto un video in cui l'EFSA, quindi l'organismo europeo per la vigilanza sul controllo alimentare, si era espresso contrario all'utilizzo di particolari estratti dall'aloe vera nei prodotti alimentari e quindi anche chiaramente negli integratori. Beh, quello che avevo un po' predetto, che erano delle voci di corridoio che arrivavano dall'ambiente farmaceutico, si sono realizzate. Infatti da metà marzo alcuni preparati a base di certi tipi di aloe sono stati ritirati dal mercato. Noi per esempio ad Agolab Nutraceutica avevamo il Seilax, che era un integratore, tra l'altro molto acquistato per la stitichezza, aiutava le persone che soffrono di stitichezza ad andare in bagno più regolarmente, e abbiamo dovuto ritirarlo perché stavamo utilizzando quell'estratto di aloe vera di cui si parla poi nelle circolari ministeriali che sono state poi rilasciate in tutta Europa e quindi adesso lo stiamo riformulando, ma ci sono stati insomma un ritiro massiccio di prodotti dal mercato perché dopo, mi sembra fosse il 18 marzo, non si sono più potuti vendere. Ora qui chiaramente è strano, io volevo fare questo video per fare una riflessione, per vedere un po' anche voi cosa ne pensate, che una sostanza promossa da decenni come sostanza benefica e utile al corpo per le sue migliaia di proprietà adesso all'improvviso venga considerata epatotossica. Chiaramente ci sono state delle proteste, ovvero alcune associazioni, soprattutto di chi vende integratori alimentari, hanno cercato di far sì che ci fosse un'attesa, ovvero che si rimandasse questa cosa, che ci fossero più prove scientifiche, ma l'Unione Europea non ha voluto sapere e quindi gli integratori a base di aloe per il momento sono stati resi fuori commercio, solo alcuni tipi, perché poi ci sono delle parti dell'aloe che possono essere utilizzate. Però ecco, quello che vi dicevo a gennaio si è realizzato, quindi non stupitevi se non trovate il Seilax sul nostro sito o i prodotti che magari prima assumevate a base di aloe non li trovate più o li trovate con delle formulazioni diverse, perché ecco, c'è stato proprio questo cambio all'interno del panorama internazionale europeo per cui l'aloe non si può più vendere per come era venduta prima. Ora qui, lungi da me dal fare teorie cospirazionistiche, io non so la verità, probabilmente queste cose sono più grandi di noi, non la sa nessuno. Chiaramente ci saranno anche forti e grossi interessi economici dietro, non si sa bene di chi, però ripeto, è come se domani rendessero illegale l'acido ascorbico perché risulta che è dannoso, che so io, alla prostata, no? È una cosa un po' strana perché la vitamina C da sempre è invece spinta, promossa e sbandierata ovunque per essere una super vitamina dalle mille proprietà. Tra cui tra l'altro magari ci farò anche un video a breve. Comunque ecco, quello che volevo avvisarvi è questa cosa qui, quindi l'aloe al momento in alcune sue forme non si può più acquistare, però ci sono ovviamente valide alternative, l'aloe non è l'unica, per fortuna, pianta con dei benefici nella natura, ce ne sono migliaia d'altre, quindi non disperate, non pensate che sia la fine di un'era, perché ci sono tantissime altre piante che hanno delle proprietà anche migliori dell'aloe vera. Grazie per aver guardato questo video, se sei interessato a vederne altri iscriviti al mio canale e ci vediamo presto nei prossimi. Ciao!